testiamo condizioni precarie, perché stamattina piove e comincia anche a fare abbastanza freddo. Ora io ho un supporto, ma non è che sia al massimo. Devo attrezzare comunque per avere un supporto per il cellulare come si deve, da mettere sulla bici. Questo qua composto da troppe viti, comunque non si riesce a stringere bene. Innanzitutto mi sono dimenticato, buongiorno, sono quasi le 6 del mattino e io sto tornando a casa da lavorare. E niente, la mattina pioveva, scusate, ecco, c'è un fischiolino, ogni tanto il disco davanti fischia un pochino. E comunque mi ero portato una giacchettina per l'acqua, ma è una giacchetta che lascia un po' il tempo che trova, molto leggera. Quindi spero soltanto che non piova forte. In teoria, perché adesso ultimamente è un periodo che piove sempre comunque alla stessa ora di notte e poi a quest'ora per un po' smette, poi magari verso le 7 capace che si rimette a piovere. Poi tutto un se e un forse. Comunque non è sicuro che non piova, eh. In più non so neanche se si senta bene l'audio o meno, perché comunque sono abbastanza distante dal telefono e non so se l'audio venga bene. Comunque devo dire una cosa, mi sto iniziando ad abituare ad andare con la bicicletta e devo dire che mi trovo veramente bene. Anzi, sto pensando, scusate se balla, ma non è stabilizzato, perché comunque il video anteriore non so se il cellulare lo stabilizza, poi il mio è un A50, quindi non è che abbia molte qualità. Quindi il video non è stabilizzato anteriormente. Se faccio il video posteriore, dalla camera posteriore un po' di stabilizzazione ce l'ha, ma davanti no. In più il supporto, ve l'ho detto, è composto da più pezzi, perché c'è un pezzo che è fissato al manubrio, poi c'è un altro pezzettino che è ancorato al gancio del manubrio. E
sopra a questo c'è un altro supportino avvitato, ma non so, mi sembra già un po' mollo. Io l'ho stretti bene, però non so quanto tempo. Comunque, appunto, come dicevo, mi sto abituando ad andare in bicicletta. La mia è una bicicletta elettrica, normale, normale nel senso che è 250 watt, non di più. E comunque per i percorsi che faccio io, nonostante i miei 102-103 kg, la bici mi porta egregiamente, quindi non mi posso lamentare. Se mi dovessi, se, cioè se devo fare una lamentela, è la batteria. Scusate, qua purtroppo mi si sta mollando tutto, mi devo fermare un attimo per stringere questa vite, ma penso che più di così non la posso stringere. Anche qua vediamo se riesco a stringerlo un po', ma si molla tutto. Devo purtroppo cambiare supporto, perché questo supporto qua non è adatto, si sta proprio, nonostante è stretto bene, comunque non tiene. Si molla perché anche perché il telefono comunque, nonostante sia un telefono, cioè non è una fotocamera, ha un peso inferiore, però è sempre pesante, quindi con le vibrazioni qua dopo un po' si molla tutto. È un casino fare il video così, non va bene. Vorrei prendere una telecamerina, sinceramente adesso si ballerà un po'. Qua devo stare attento perché c'è la sopraelevata. E ci sono le macchine che passano di sopra e siccome sopra c'è delle pozzanghere buttano l'acqua. Niente, si molla, si molla, si molla. Non riesco a tenerla ferma per niente. Devo comprare un supporto diverso. Questo qua purtroppo non va bene. Niente, direi che bocciato, scusate, è proprio bocciato questo, non va bene. Ora lo svito, lo levo, perché sennò perdo tutto. Vedete, questo pezzetto qua aveva questa vite qui, ma non, assolutamente non va bene. Vediamo se riesco a mettermelo qua nello zaino senza, perché tra l'altro ho una giacca, porca troia,
sperando di non perderlo. Va bene, adesso proviamo a ripartire. Niente, ho una giacca di quelle per l'acqua, però sono quelle giacchettine sottili, senza tasche, senza niente, quindi non posso neanche infilarmi la roba in tasca. Me la sono messa sopra al giubbotto, quindi non posso infilarmi neanche la roba in tasca dal giubbotto. Ho sta cazzo di mascherina sulla faccia che mi sta dando fastidio, la tiro un po' giù e niente, dicevo, sentite che fischia il freno, non è il massimo comunque. La cosa che mi sta piacendo e anche tanto è proprio spostarmi con questa bicicletta qua, perché comunque non facendo sport, bene o male con questa devi pedalare un pochino, quindi un minimo di movimento lo fai. Non so quanto sia utile, perché magari probabilmente, non lo so, boh, non so se aiuta, bisognerà vedere col tempo se è valida sta cosa. Adesso sicuramente ho dietro c'ho qualcuno che vuole rompere le palle, oppure è un furgone che sta andando a lavorare. Guardiamo dallo specchio, non c'è nessuno. No, perché la cosa è che andando in giro così, col telefono in mano, vorrei che magari mi contestano il fatto che sto tenendo il telefono in mano, quindi, perché comunque avevo letto i regolamenti che ci sono comunque anche per chi si sposta con la bici elettrica. Scusate che ora mi fermo perché devo fare un lavoro. Siccome le manopole hanno questa sporgenza qua, però questa è più bassa, questa invece è un po' più alta e mi sta rompendo le scatole. Siccome io vado in giro con la chiave multiuso, vediamo un po' se la trovo, per smontare una chiave, ma vediamo se l'ho messa qua. Sì, perfetto, è una chiave, un multi-tool per la bicicletta. Ci sono, diciamo, le chiavi essenziali. Adesso poi questa tengo qua. Adesso cosa volevo fare? Vorrei mollare un pochino la manopola, vediamo se riesco a farlo, e abbassarla perché mi dà proprio fastidio, cioè, quindi vediamo se riesco. Allora, la molliamo un po' e la abbasso leggermente, perché la posizione delle mani comunque non è uguale. Mi rimane questo pezzo tenendo l'altra più bassa, perché l'altra comunque è regolata giusta. Questa qui no. Allora la abbasso un po'. Ora la stringiamo di nuovo. Non
Non sembra, ma quando vai in bici comunque, se hai questo tipo di manopole qua, siccome mi era già successo con una mountain bike, se non sono messe nella stessa posizione, comunque ti danno fastidio, perché ti senti questo proprio pezzettino sotto al palmo che non è nella posizione corretta. Io mi sto scassando una mano perché ogni volta che giro mi scatta il nervo, mi dà la scossa. Adesso stringiamo bene qua. Ok, ora così dovrebbe andare meglio, vediamo un attimo, facciamo la prova. Che mi sto picchiando. Sì, va un po' meglio. L'ho abbassata un pochino. Mi piace la posizione che ho sotto al palmo della mano. Praticamente diciamo che queste sporgenze sono un appoggio per i palmi delle mani, cioè la parte finale, no? Quindi quando tu impugni le manopole e hai la parte del palmo appoggiata su questo, che non sembra, ma quando sei un pochino curvo in avanti o che devi spingere, comunque hai un punto d'appoggio, non ti gira la mano, capito? Sono cazzate, però tutte queste cose su una bicicletta fanno, non sembra, eh? Anzi, quando l'ho comprata, che ho visto le manopole così, ho detto: oh, non mi piacciono, ce le cambio. Invece no, mi piacciono perché comunque mi danno, sono come punto d'appoggio. Poi tra l'altro questa qui non è una mountain bike, quindi ha una posizione di guida diversa. E forse ci stanno anche bene, anche perché se ce l'ha messe, guardate che mi gratto il naso, se ce l'ha messe ci sarà un motivo, no? E parlando comunque del fatto che questa esperienza, diciamo, con la bicicletta, che non è molto che ci vado, anzi, devo dire che l'ho comprata e inizialmente poi non l'ho più usata. L'ho lasciata un po' di tempo ferma, parcheggiata lì coperta, perché io non lo so, avevo sempre fretta alla sera, quindi mi riducevo sempre a uscire di casa all'ultimo minuto. Purtroppo per andare al lavoro mi ci vuole un po' di tempo. All'incirca una quarantina di minuti, più o meno, pedalando come si deve, però comunque più o meno sì, quei 40 minuti mi ci vogliono, anche 45. Quindi magari mi mancava mezz'ora, prendevo lo scooter. Invece adesso ho imparato a recuperarmi quel tempo lì e quindi vado in bici. Scusate, ma di qua non si vede. Ora, l'unica cosa appunto che volevo vedere era questo discorso qua, di vedere se trovo un supporto valido. Inizialmente direi per il cellulare, poi magari in un secondo tempo potrei prenderlo con con una telecamerina, perché comunque mi piace fare il video mentre vado in bici. Anzi, la telecamera perfetta per fare questi tipi di video qua è la Instant 360R, se non sbaglio, che praticamente riprende sia davanti che, cioè, riprende in tutte le direzioni. Poi te, in fase di montaggio, puoi scegliere
diciamo, le varie posizioni da cui la telecamera deve farti vedere. Quindi magari io faccio vedere mentre vado me, la mia facciazza, oppure faccio vedere davanti, oppure mentre passo, che ne so, vedo qualcosa in post produzione, posso dirgli di seguire quell'elemento per un pezzettino finché io passo. Cioè praticamente è come avere un operatore che ti segue con la telecamera, anzi più operatori, perché comunque ci vuole uno che riprenda, sì, no, vabbè, un operatore, ho detto una cazzata, un operatore che ogni tanto si gira, ti riprende a te, poi si gira, riprende davanti, oppure riprende l'ambiente circostante. Con quella telecamera puoi fare quelle cose lì, e comunque calcolando il costo che ha, che se non sbaglio il modello che ha anche il modulo a 360 gradi, non so se costa 400 euro, certo, non sono pochi, sono tanti, anzi in questo momento di casino, di crisi, sono una spesa proprio da evitare, che sicuramente io adesso dovrò evitare, anche perché mi si è rotta la macchina, e quindi adesso dovrò spendere dei soldi per mettere a posto la macchina, e non di certo posso pensare di comprarmi la telecamera. Però mi piace, la voglio comprare, quindi mi farò un regalo prima o poi. Una cosa, ecco, che mi interessa anche, non adesso sicuramente, perché non posso assolutamente, proprio zero, completo, cioè sono miscio, sparato, ma una cosa che mi piacerebbe tanto sarebbe comprarmi una mountain bike elettrica con come si chiama? Adesso non mi viene in mente il nome, comunque con la pedalata, col motore, scusate, sui pedali, non posteriore, col sensore di coppia lì, come cavolo si chiamano, vabbè. Mi piacerebbe tantissimo avere una mountain bike così, anche perché hanno una coppia molto più elevata di queste qua, quindi spingono anche molto di più, comunque nelle salite. Quindi è bello. Comunque ora, diciamo, magari per un paio d'anni mi tengo questa, che comunque è nuova, l'ho appena comprata, quindi ci sta. Poi affronterò a rate quella spesa lì anche. Prenderò, vediamo un po', una Giant Front, quindi non mi serve biammortizzata, perché comunque io non devo andare a fare niente di che. Sì, potrei seguire mio figlio qualche volta, che lui fa mountain bike, piacerebbe andare con lui a volte, magari anche solo quando fanno scuola, no? Che si arrampicano un po', io comunque volendo nessuno mi impedisce di andargli dietro. E poi chissà, magari viene la voglia, uno ne compra una bella, però il problema è che quelle biciclette lì costano veramente tanti soldi, ma tanti, cioè io ho visto comunque che una Giant più o meno siamo sui 2.400-2.500 euro ed è ammortizzata solo frontalmente, ma per avere una bici biammortizzata elettrica andiamo oltre i 4.000 euro. Forse, non so se esiste qualcosa, forse la Giant, giusto, con 1.000 euro in più o anche meno riesci a comprarla biammortizzata. Diciamo che sono comunque sempre biciclette che vanno bene tutto, ma sono sempre
non al top, capito? Quindi sono sempre bici che comunque, nonostante la paghi anche delle cifre notevoli, perché si parla di 3.500 euro, che con quei soldi lì ti compri un motorino, cioè ti compri un Honda SH più o meno, con pochi soldi in più, perché l'Honda SH costa circa poco meno di 4.000 euro. Quindi, però è anche vero che se poi, diciamo, andare in bicicletta, scusate sto fischio qua, ma è il freno davanti, non riesco a risolvere, o cambio le pastiglie o comunque poi qualche giorno allento un po' la pinza, provo a regolarla meglio, vediamo un po', perché tra l'altro sono a cavetto questi, quindi so che la pinza di quelli a cavetto ha il pistoncino che si muove solo da una parte, mentre invece quella idraulica dovrebbe avere i pistoni doppi che spingono le pinze, cioè spingono le due pastiglie contro la pinza da tutte e due le parti. Ma se non sbaglio, quella a cavetto schiaccia da una parte sola, quindi se la pinza è leggermente spostata verso la pastiglia dove è fissa, non è che ci puoi fare tanto. O aspetti che si consuma, perché il fischiolino che viene secondo me è quello. Comunque è una cosa che è abbastanza, cioè non credevo, cioè, fosse così bello, eh. Io, cioè, mi ricordo quando ero più piccolo che andavo in bici, la bici mi è sempre piaciuta, Adesso erano anni che non andavo più in bicicletta, però ti rendi conto che comunque effettivamente avere una macchina comunque o un motorino che comunque consuma benzina, comunque emette smog per la città, non serve, perché comunque anche con una bicicletta e un bello zaino sulle spalle puoi fare, non ti dico le stesse cose, ma quasi. Sicuramente puoi andare a fare la spesa, certo, non la spesa per una settimana, però io normalmente non la faccio mai la spesa per una settimana, io più o meno compro giornalmente. Con uno zaino un pochino più capiente ti fai la tua spesa tranquillo e fai tutto. È logico che se devi portare una persona, purtroppo il prezzo da pagare è quello, eh. Con la bicicletta vai da solo, è una cosa molto personale, eh. Diciamo che è per gli spostamenti tuoi personali, cioè non è che puoi usufruirne come di un motorino, cioè che comunque puoi portarti uno dietro, però le soddisfazioni che ti dà sono tante, perché non lo so, poi dopo un po' che la usi ti piace proprio, ti manca quasi, ecco, non andarci, cioè, perché poi dipende, va a persona. Ma ti entra addosso, come quando fai uno sport che ti piace, non ne puoi fare a meno. Io vi dico, piano piano mi sto attrezzando sempre meglio comunque per affrontare anche eventualmente una pioggia,
e continuare comunque a pedalare. Ora vorrei comprarmi una giacchetta, aiuto, vorrei comprarmi una giacchetta per l'acqua, sempre leggera, però che tenga, e sicuramente dovrò andare in qualche negozio, non so se da Decathlon la trovo, della roba del genere, quindi bisognerà un attimo vedere. Può darsi che ce l'hanno, però ci vuole abbigliamento tecnico buono, però che sia funzionale, perché comunque quando poi piove, chi c'è dietro delle macchine, no? Scusate, che mi sono un attimo ingarbugliato. Ok, no, perché poi quando piove, se non ti compri della roba che ti tenga bene l'acqua, non è che sia tanto piacevole, soprattutto in bicicletta, perché la differenza che magari puoi avere con uno scooter, che ti metti la tua giacchetta per l'acqua, i pantaloni, e comunque hai i piedi dentro la pedana, quindi non ti bagni i piedi, e allo stesso tempo hai anche un parabrezza che ti protegge, o eventualmente un casco da prendere dall'acqua sulla faccia. Con la bici non è proprio così, quindi diciamo che non è che puoi proprio fare le stesse cose, cioè ti devi un po' adattare che hai meno, perché comunque fondamentalmente hai una bicicletta, quindi non è che puoi fare chissà cosa. Però devo dire che l'esperienza è sempre più positiva, perché mi piace. Devi stare attento, molto attento, però è anche vero che io prevalentemente questa bicicletta la utilizzo a degli orari che in strada, in giro c'è poca gente, quindi non ho grossi problemi, perché comunque di giorno già nel traffico secondo me diventa tosta, e lì devi stare un pochino più attento, perché comunque purtroppo, mi dispiace dirlo, io non è che voglio fare generalizzare, no? Perché non è per tutti uguale, però ho notato che tanti automobilisti, ma anche camionisti, eccetera, eccetera, non hanno molto rispetto per chi va in bici. E questo non è bello. Perché? Perché sinceramente non me ne può fregare di meno. Ma il problema è che se mi fanno cadere e mi faccio male, allora quello mi interessa. E la distrazione di tanti può essere già una cosa negativa, di quelli che ho elencato dicendo che alcuni non hanno rispetto, no? Tanti è per distrazione, perché comunque non ti vedono, sono distratti, cioè sono quelli che già comunque potrebbero tranquillamente buttare in terra anche uno con la moto, no? O fare un incidente macchina con macchina, perché sono distratti, e quelli sono i più pericolosi, perché una persona distratta ti fa del male, ma seriamente, perché ti schiaccia,
cioè perché non ti vede, quindi poi dice cazzo non l'ho fatto apposta, ma bisogna vedere come ne esci te da quella sua non l'ho fatto apposta, capito? Poi invece ci sono quelli che sono proprio incarogniti quando vedono uno con la bicicletta, proprio gli stai sul cazzo, e quindi se possono ti passano tipo a 2 centimetri vicino, cioè proprio per farti capire che gli dai fastidio, no? E io a volte sinceramente tutta questa cattiveria non la capisco, perché comunque non reputo così di priorità così assoluta che tu comunque che sei in giro in macchina abbia così tanta premura da dover addirittura arrivare a fare del male a una persona, capito? Perché comunque non è una cosa giustificabile. Non è facile guidare questa bicicletta con una mano, perché c'ho il volantino un po' più stretto, non è proprio la mountain bike. E quindi voglio dire, arrivare addirittura a volere quasi farti del male perché gli dai fastidio, non lo accetto. Eppure, credetemi, sono pochi, ma ci sono anche quelli. Perché ho sentito anche queste cose, purtroppo. Ad esempio, non una persona che conosco direttamente, ma mi è stato raccontato dalla mamma, no? Che praticamente il figlio era in giro con la bicicletta e proprio è stato buttato in una scarpata e non si sono neanche fermati, cioè l'hanno lasciato lì. Meno male che uno l'ha visto, perché comunque lui non era ferito grave, ecco, però era in difficoltà perché comunque era giù, era caduto giù con la bici, si è fatto male, non tantissimo, ma si è fatto male e aveva bisogno di aiuto. Questi l'hanno fatto volare giù nella scarpata e se ne sono andati. Ma io dico, come fai a fare delle cose del genere? Come fai? Cioè, una cazzo di coscienza ce l'hai e non mi puoi venire a dire che non l'hai visto, perché comunque era su una strada rettilinea che non dava fastidio a nessuno, con la sua biciclettina si faceva i cazzi suoi. O comunque, se non te ne sei accorto perché eri distratto, però cazzo, poi lo senti il colpo quando tocchi qualcuno che lo fai cadere, eh? Cioè, insomma, non è che sei in giro con un carro armato che non senti niente, che dici ah, bicicletta è talmente leggera, piccolina, fai cadere qualcuno, cazzo te ne accorgi, eh? O se gli dai addosso con la macchina. Poi comunque non ci voglio credere che non vedi uno con la bicicletta per la strada, dai. Meno male è una sagoma abbastanza visibile. E poi vabbè, sono sempre discorsi che si fanno, poi non so quanto posso avere ragione io o meno. Resta il fatto che comunque, allora, quando uno va in macchina deve cercare di avere 1000 occhi, perché comunque tu hai sempre una macchina e in giro, cioè non ci sono solo biciclette, ci sono anche pedoni, gente con le moto, cioè non è che puoi uscire con la macchina e guardare per aria. Insomma,
comunque alla fine direi che è andata abbastanza bene, perché non ha piovuto. Sì, sto fischiolino qua è veramente fastidioso. Cercherò di sistemare la pinza, vediamo se ci riesco. E appunto, come dicevo, alla fine è andata abbastanza bene perché non ha piovuto, sono arrivato a casa e adesso mi fermo un attimo prima di andare su dalla salita di casa e è andata bene. Abbiamo fatto tutto il viaggio di ritorno senza prendere acqua e sono contento. Domani sera vado di nuovo a lavorare in bicicletta sperando che non piove. E diciamo che mi sono attrezzato, penso, abbastanza bene. Questa giacca ora secondo me può reggere a una pioggerellina proprio leggera, però non posso neanche pretendere di viaggiare con la bicicletta sotto al diluvio. In caso questa si può piegare, posso sempre piegarla, salire su un autobus e andare a casa con l'autobus. Comunque sono contento, mi piace e voglio continuare ad andare in bicicletta, anzi quando potrò vorrei comprare qualcosa di un pochino più performante. Non voglio, perché avevo in mente di vendere lo scooter elettrico e con i soldi dello scooter elettrico prendere una bici un po' più bella, però non voglio mollare l'assicurazione, perché comunque anche dello scooter piano piano mi sta scendendo quasi in prima classe. Quindi mi spiace, perché poi se la mollo sì che dura un po'. Tra l'altro vorrei anche capire come si fa se eventualmente io dovessi vendere lo scooter. Una volta ti davano questo tagliandino che c'era la tua classe. Io non so se rimane adesso, come funziona, se puoi tenere l'ultimo foglio stesso dell'assicurazione che hai fatto dove c'è scritta la tua classe e puoi farti valere di quello, oppure è tutto online. Quindi automaticamente come metti i tuoi dati ti viene riconosciuta la classe, non lo so. Chiaramente non ci ho mai pensato. E tra l'altro non so neanche se è sempre valida quella cosa, perché comunque io l'assicurazione l'ho sempre avuta, che comunque ti vale 5 anni, oppure addirittura che l'hanno lasciata, che tu comunque, anche se non assicuri più mezzi, ti rimane sempre la categoria. Anche negli anni, anche più di 5 anni, questa cosa non la so, dovrò un attimo andare a chiedere più che altro. Comunque, lo ripeto, mi piace, sono proprio contento, è una cosa che mi sta prendendo tanto. Tra l'altro io a lavorare ho dei colleghi che loro vengono con la bicicletta, anche loro, ormai da anni, loro usano quella muscolare, però loro lo fanno proprio... dedicano anche del tempo, anche a volte nei fine settimana, nel pomeriggio vanno a girare con la bici, sono un po' più abituati, hanno anche più le gambe di me e loro usano quella normale, però loro vengono al lavoro, però abitano più vicino di me. Io non so se con una bici normale riuscirei ad andare fino a lavorare e tornare, cioè adesso come adesso non ce la faccio, non sono abbastanza preparato, perché comunque ci sono troppe strade, sali scendi da fare, mi spaccherei le gambe, cioè ho bisogno comunque di un piccolo aiuto. E poi comunque la bici elettrica mi piace proprio, cioè, quindi se prendo poi in un futuro magari una bici un pochino più performante, però la voglio sempre pedalata assistita. Bene. Okay.
vi auguro una buona giornata e vi saluto. Farò un video prossimamente perché qualcuno mi ha chiesto di fare vedere, cioè, cosa c'è dentro alle sigarette sia dell'IQOS, le HEETS, che anche le NIO, aprirle proprio, perché dicono che qualcuno ha trovato dentro, non so, delle parti metalliche di carta di stagnola, non so, non ho capito bene, io non l'ho mai fatto, non... comunque lo farò, poi farò un video così, e volevo anche, spero che lo guardino in tanti questo video, ma forse magari lo rifarò questo appello nel video dedicato ai confronti delle sigarette, perché forse lo guardano più persone. Ho notato che tanti sulle analitiche, che me l'ha fatto scoprire mio figlio, c'è proprio un programma da scaricare, un'app che analizza comunque l'andamento dei video, quante visualizzazioni, per quanto tempo. Ho notato che solo un 3 è veramente poco, sono un 3,5% di persone che guardano i miei video sono iscritte, mentre invece gli altri guardano i miei video ma non sono iscritti. E quindi il mio appello era quello di comunque di iscriversi, non vi costa niente. Se vi iscrivete al canale comunque mi date una mano, perché se io riesco a raggiungere 1000 iscritti, che ancora non ci sono, posso fare più cose. Innanzitutto posso fare delle dirette e quindi ci si può anche un po' magari conoscere meglio, parlare, cioè. E poi oltre a quello posso anche sostenermi, perché potrei inserire delle piccole pubblicità non troppo invasive, però potrei avere un piccolo sostegno che mi potrebbe aiutare magari nel comprare qualcosa da poter recensire. So che io sino adesso ho sempre fatto tutto a mie spese, ecco, mai. Però sarebbe interessante anche quello, come fanno gli altri del resto, cioè, vedo che comunque si riescono a portare più cose sul canale, perché comunque hanno una piccola entrata anche dai loro video. E quindi niente, iscrivetevi al canale e aiutatemi, grazie, e ci vediamo al prossimo video.